Buongiorno, eccoci qua. Partiamo oggi come al solito per l'intervento sulla consulenza oro, che oggi credo sia particolarmente interessante. Collegato con noi anche Walter, che è stato assente, diciamo così, giustificato per un certo periodo, però oggi farò un intervento credo interessante e necessario perché Augusta ha inserito in parte dei nuovi prodotti e in parte ne ha modificato quelli esistenti, e allora le ho chiesto di fare a lui, che ha studiato un pochino meglio tutto l'intervento, così poi anche io capisco meglio, perché sono cose proprio uscite da poco. E ricordo però che per i clienti nuovi, diciamo così, c'è una promozione interessante sull'argento, e non è che tante volte non vi martello neanche su queste cose. Però alcuni ovviamente di voi hanno già sottoscritto con Ovesta, altri non l'hanno ancora fatto, quindi qualora fossero qualcuno interessato, ricordo che mi sembra fino a fine mese c'è la promozione con l'agente. Per i clienti invece esistenti ci sarà, immagino, la solita promozione per il periodo natalizio, quindi alla fine non rimarrà indietro nessuno. Ecco, Walter, prenditi pure il tempo necessario, a te la parola. Grazie Max, buongiorno a tutti. Allora, le novità delle quali vi parlerò oggi sono entrate in vigore proprio questa settimana a partire da lunedì e riguardano innanzitutto la possibilità di attivare lo switch pilot in automatico, che è una possibilità riservata alle tariffe L12 e XL24. E su più chiusure al giorno, cioè quella delle 11 e quella delle 15, questa possibilità era limitata a controvalori del metallo dai 20.000 euro in su, adesso l'hanno estesa ai 2.000 euro, una gradazione ovviamente a seconda delle tariffe. Io sto parlando di tariffe dando per scontato che tutti le conoscano, le tariffe a taglie, ma eventualmente ne possiamo parlare più in dettaglio anche dopo. Ma qualche dettaglio in più ve lo devo dare per l'altra novità che è stata introdotta con questa settimana, e cioè la possibilità degli scaglionamenti nella tariffa S3, che è la più piccola. È possibile già a partire da 2.000 euro attivare lo switch pilot, ovviamente solo relativo alla chiusura delle 15, e gli importi però sono limitati in alto, cioè dai 2.000 ai 6.000 euro. Non si può impostare uno switch pilot per importi superiori con questa tariffa. Con la tariffa M6 la possibilità va dai 2.000 ai 12.000, sempre con il riferimento delle 15. L'altra tariffa, la L12, anche questa dai 2.000 ai 100.000, e sempre con la chiusura delle 15. La XL, come prima, però parte dai 2.000 anziché dai 20.000 fino ai 500.000, con le due chiusure, le 11 e le 15. Quindi questa è una grossa novità. E perché è una grossa novità? Perché dà la possibilità anche alle tariffe più basse e con importi molto più bassi di attivare lo switch pilot. Nell'impostazione bisogna fare attenzione a questo punto ad alcuni aspetti, e cioè, come è stato spiegato all'inizio, quando si imposta un pilota automatico, si può decidere di tenere fuori dall'automatismo una parte di grammatura dei propri metalli, riservandoseli, quindi mettendolo nell'impostazione come grammatura da non impiegare nel pilota automatico. Se si è fatto questo e un ciclo switch è già partito, non ci sono problemi perché va avanti il ciclo switch come è stato impostato. Se poi invece si aggiungono versamenti, si aggiungono acquisti di metalli preziosi, con questa nuova formula cosa succede? Che se si superano i 2.000 euro rispetto
rispetto alla somma prenotata, questi, raggiungendo il punto switch messo come impostazione, riparte uno switch, un altro ciclo switch relativo a questi 2000 o più. Questa informazione è importante perché coloro hanno messo come impostazione del proprio ciclo switch a revoca, perché avendo messo a revoca automaticamente non si deve fare niente di manuale, quindi se si raggiunge l'importo switchabile se lo prende automaticamente. Conviene riferire il proprio switch al ciclo, semmai rimpostarlo una volta chiuso lo switch. Altro aspetto che va tenuto presente è la questione relativa agli amministratori. Se uno aveva impostato una riserva perché ha determinato qual è la grammatura che vuole dare in switch, quella grammatura per mantenerla deve aumentare la riserva man mano che acquista. Questo è assolutamente facile e comodo da fare, perché in qualsiasi momento il ciclo switch può essere annullato e reimpostato. Quindi questa è una possibilità che dà la massima flessibilità allo strumento. Altra cosa che ha introdotto Ovesta come novità da lunedì è una classe super, una classe ulteriore rispetto alle app che c'erano, S3, M6, F12, XL. Adesso c'è anche la classe B, dove ci si può accedere immediatamente al momento della apertura del deposito, qualora l'importo di acquisto sia di almeno 150.000 euro, oppure ci si accede in via automatica una volta che gli acquisti, anche trattandosi di XL, superino questi famosi 150.000 euro. Dal punto di vista della tariffa, le due cose che cambiano rispetto alla XL sono un maggiore sconto sul prezzo del metallo, che dal 6% passa al 7%, e un minore costo del deposito, che sono, anziché essere 0,05% più IVA mensile, è lo 0,04% più IVA. Queste sono in sostanza le novità. Le cose che cosa comporta questa novità? Ha creato in alcuni casi un attimino di confusione, nel senso che chi per caso in concomitanza adesso questa settimana con questa nuova con questa novità che ha introdotto Ovesta, che non aveva la percezione di quello che poteva essere stato fatto prima, cioè aveva impostato in sostanza un pilota automatico che andava praticamente per la sua strada. E però se andava per la sua strada rispetto ai 20.000 al limite di prima, adesso va per la sua strada ma con il limite abbassato, quindi parte da solo e magari qualcuno non se lo aspettava. Tranquilli, perché sicuramente è possibile in qualsiasi momento ritornare sui propri passi, per intenderci, e quindi lavorando sullo switch pilot impostato, annullandolo, spostandolo, si può comunque modificare quello che era stato fatto in precedenza. Quindi non è una cosa calcita nella pietra, ma è una cosa molto elastica e modificabile. Walter, scusami, non perdere il filo, non perdere il filo, ma ti voglio interrompere perché è un punto fondamentale questo qui. Allora, la mia domanda è,
Nel momento in cui appunto il cliente ha attivato il primo ciclo, no? E sta attendendo la chiusura del primo ciclo, come hanno fatto la maggior parte dei nostri clienti, con pazienza, eccetera, eccetera. E però, come dicevi te, nel frattempo hanno comprato altro metallo, no? Quindi c'è oltre 2000, e lì, se uno non fa nulla, poi parte, se arriva al limite, no? Insomma, come è successo, parte il secondo ciclo. Ma si può prevenire questa cosa qui, e come si deve fare per evitare i casini Assolutamente sì. dopo? Allora, se è impostato un pilota automatico per un ciclo, non c'è problema perché per partire un altro ciclo bisogna rimpostarlo. Mentre se il ciclo è stato impostato come ordine a revoca, automaticamente si ripete tutte le volte che si raggiungono i punti switch impostati. Per cui, No, questo qui no, non mi va bene questa cosa qui dal punto di vista del cliente. Questo devi capire bene quello che voglio dire io, perché un discorso è impostare il primo. Il primo è comunque in automatico quando l'hai impostato in automatico, ma è il cliente che decide di impostare quei parametri lì. E poi si trova, cioè, voglio dire, deve finire quello che avevo capito io, doveva finire quel ciclo lì, e poi dopo si risettava tutto e si ripartiva da capo. Anche perché i parametri settati 6-7 mesi fa non necessariamente sono validi adesso, o tra un mese o due, capisci che ti voglio dire? Quindi c'è questo certamente. problema qua, che non so se c'è magari c'è anche la soluzione. Pensaci un attimo, perché è questo il Sì. punto fondamentale di tutto, eh. Allora, la soluzione c'è ed è proprio quella di Pronto? Pronto? Walter, io non ti sento più. Sentite Walter? Mi sentite? Sì, Walter, vai. Vedere. Mi sentite? Ora sì, vai. Ok. No, dicevo che impostando un solo ciclo, quello che si è messo come ordine è l'unico che rimane. Mentre se si mette a revoca, avendo la disponibilità sul deposito, ogni volta che si raggiungono i punti switch, in automatico il sistema fa ripartire un altro pilota automatico. Questa è la... Ho Per cui capito, ma non va bene. si Non va. risolve semplicemente, cambiando l'impostazione dello switch pilot, già impostato, togliendo revoca e mettendo un ciclo solo. Per chi avesse impostato a revoca, c'è Che da vuol fare dire soltanto. revoca? Che vuol dire revoca secondo in tedesco? Qual è la parola che vuol dire revoca? Scusa, forse lì lo equivoco. A revoca vuol dire che quell'ordine vale finché non viene revocato. Per cui anche per il Quell'ordine, ciclo. esatto, è quello che sto dicendo, avevo capito bene, quell'ordine, non il successivo. No, scusa, Per far partire, quell'impostazione. ascolta, per far partire il successivo, a logica, ci vuole comunque il consenso del cliente, punto. Perché se no in automatico non deve partire nulla, perché i parametri, come ti ho spiegato nel frattempo, devono essere, possibilmente, devono essere rivisti dal cliente. Certo, ma A meno che questa non dica, ti mandi una comunicazione dicendoti, sei nella condizione di attivare il secondo ciclo di switch pilot. Vuoi procedere o no? Perché il cliente deve sapere se parte il switch pilot, se no, non è un incentivo a comprare oro. Alla fin fine è una penalità, perché uno dice: se poi compro oro e vado oltre i 2000 dollari, questo poi il ciclo mi parte e a me non mi va bene. Perché io te lo no, ma dico dal punto di vista del cliente, quindi la sì, domanda ho te la ben ripeto. capito. Ecco, qual è la Questa cosa non soluzione? succede, la soluzione è mettere, quando si imposta un pilota automatico, mettere un solo ciclo. C'è la possibilità, c'è da flaggare il campo a revoca o un solo ciclo.
se metti un solo ciclo. Questa cosa qui non era venuta fuori, purtroppo, Walter, e temo che adesso che non si può fare nulla. No, no, si può ancora cambiare. Chi non avesse raggiunto, se lo lascia così e aveva messo 86 come ciclo oro argento, finché non raggiunge gli 86, quindi che non parte un altro ciclo, può tranquillamente modificare quel pilota automatico che aveva impostato mettendo una volta sola. Come si fa? Si entra nel pilota automatico attivato e si fa revoca e si rimette l'impostazione che si era data prima, però mettendo una volta sola. Vabbè, bisogna studiarci, e, insomma, approfitto Ma tutti coloro che ci stanno seguendo e che hanno capito il discorso che sto facendo io. Se per voi, cioè, no, che avete ascoltato bene, no, se per voi va bene che parta un secondo ciclo nel momento in cui avete più di 2.000 euro di investimento e vi va bene, io non ho nessun problema, vediamo di capirci. Secondo me, invece, è meglio la prima opzione, perché è quella che dicevo io, perché come ho detto sin dall'inizio, io interpreto questo switch pilot come test fino a che non si chiude il secondo ciclo. Cioè io ho bisogno che si chiudano almeno 8, 10 cicli, diciamo 12, una cifra di questo tipo, per trarre le mie conclusioni. Dopodiché io vi dirò se vale la pena continuare, se c'è una validità nel fare il switch, insomma, diciamo, utilizzare il switch pilot come concetto. E quindi il discorso delle taglie, oppure non è meglio ritornare alla Royal Class, che ricordo a tutti, a me piaceva moltissimo perché rappresenta l'essenza dell'acquisto dell'oro. Senza se e poi ma, si compra l'oro, si mette in deposito in un posto sicuro, si sa quello che costa il deposito. Per fortuna l'oro si è rivalutato moltissimo, quindi il deposito, insomma, è irrisorio, diciamo così. In qualsiasi momento si può vendere, si può comprare, si può convertire in argento, platino, palladio, cioè è molto flessibile questa cosa qui. Purtroppo non lo è questo discorso del switch pilot. Quindi io, prima di prendere una decisione, diciamo, definitiva, io volevo che si chiudesse. Ripeto, il secondo ciclo a tutti coloro sono circa, insomma, un certo numero, no? Diciamo per di persone che l'hanno fatto. Purtroppo ultimamente questa benedetta curva della ratio va un po' su, un po' giù, è arrivata a 76, bastava che arrivasse a immagino 74, 73 e si sarebbero chiusi praticamente tutti i switch pilot. Purtroppo ha ricominciato a salire. Ecco, mi fermo qui, Walter, continua pure. Puoi specificare, puoi fare una sommatoria veloce di tutto quello che hai detto fino adesso per chiarimento, proprio di tutti gli aspetti che hai trattato, per piacere. Grazie. Ok, allora, gli aspetti sono le novità introdotte da questa settimana, e cioè che la possibilità di attivare il pilota automatico, che fino alla settimana scorsa era riservata alle tariffe L e XL a partire da 20.000, adesso è estesa a tutte le tariffe a partire dalla S6, quindi proprio le tariffe di ingresso, quella dei piccoli risparmiatori, ed è a partire dai 2.000 euro. Quindi già con controvalore di 2.000 euro si può attivare un pilota automatico. Quello che ho sempre detto fin dall'inizio è che questo prodotto di Ovesta è interessantissimo esclusivamente se lo si può fare col pilota automatico, perché ho provato personalmente a farlo gestendolo manualmente. E diventa veramente complicato, difficile da seguire e bisogna essere parecchio attenti e seguirlo per molti aspetti. Scusa se ti interrompo un attimo, Walter, Sì. permettimi. Proprio a causa della complessità di questa cosa, che rischia di ripercuotersi contro l'azienda, il discorso automatico non ci doveva nemmeno essere. Prego, continua pure.
No, il discorso manuale. Dice, sì, manuale, scusami, scusami, sì, perdona, sì. Manuale. Era magari, lo potevano introdurre magari dopo 2 anni, solo per gli specialisti. Ecco, se è uno specialista che ti occupi di bot da tanto tempo, che vuoi fare un lavoro tipo, allora se no lasciamo perdere, perché è difficile per noi, ti può immaginare. Prego, continua. Infatti, io credo che questo ragionamento sia la base del fatto di avere esteso il pilota automatico anche a tutte le altre tariffe, partendo quindi da importi più contenuti, un decimo di quello che era previsto prima. Probabilmente anche questa considerazione sarà stata fatta da Ovesta, perché di fatto le tariffe sotto la L non potevano accedere a un beneficio che può offrire questa. Il fatto di sfruttare la ratio oro argento. Giustamente, come hai detto tu, adesso la ratio è particolarmente alta, oramai si è un po' fermata su questi valori da qualche tempo, ma se andiamo a vederci le tabelle del rapporto, ci sono stati anche altri periodi in cui è rimasta abbastanza stabile, che fosse in alto, che fosse in basso, ma i valori di riferimento, come abbiamo comunicati dall'inizio, direi che tendenzialmente sono rimasti gli stessi, quindi è chiaro che ci vuole un po' più di pazienza e non è magari piacevole, soprattutto perché qualcuno ha beneficiato invece di una fluttuazione abbastanza veloce passando dall'argento all'oro e quindi raggiunto e ha chiuso il ciclo switch in tempi molto brevi, ma questo è uno strumento che va visto quasi come, come dicevi tu Max, giustamente la tariffa, le tariffe precedenti, Royal Class o Premium, avevano una connessione più diretta a quello che è il concetto dell'oro, cioè bene rifugio, acquisti, lasci là e è tranquillo. Queste nuove tariffe sono l'opportunità che Ovesta ha dato ai propri clienti per usufruire di un meccanismo che di solito è riservato soltanto ai commercianti, quello cioè di variare il metallo fra oro e argento sulla base della ratio, quindi approfittare di questa opportunità. In questo momento la novità che ha introdotto Ovesta, che è molto positiva, ma rischia di diventare negativa magari per qualcuno che aveva un'impostazione sulla base delle informazioni iniziali, cioè che si poteva fare a revoca di modo che non ci si pensava più, e invece non è così e non deve essere così. Per quanto riguarda il nuovo prodotto, cioè la tariffa VIP, questa è sicuramente interessante, ovviamente è rivolta a chi acquista per 150.000 euro o di più e va in automatico in questa tariffa. La condizione di accesso è esattamente come l'Excel, cioè i 2.400 euro di costo di apertura che viene recuperato mediante i bonus, esattamente nel sistema di prima, solo che in questo caso i 2.400 li vengono non recuperati con un bonus mensile, ma immediatamente tutti i 2.400 nel momento in cui si è fatto l'acquisto dei 150.000. Quindi è un non. E allora costo. Scusami Walter se ti interrompo, sì. Un attimo, no? Ma sì. Non era più semplice dire che era free account? Che senso ha, no, farli pagare per poi rimborsarli? Non ho capito. Perché a questo bonus ci arrivi al raggiungimento dei 150.000, il che significa che uno può farlo in più tranche e nel momento in cui raggiunge 150.000 ha il recupero immediato dei 2.400. Ah, ho capito. Ho, sì, capito, quindi se uno però investe subito 150.000 praticamente non paga nulla. Esatto, no? Esatto. Sì, sì, poteva essere indicato come free bonus a partire da 150.000, ma visto, ripeto, che ci si può arrivare a questa tariffa VIP una volta raggiunti i 150.000, quindi può essere un processo che dura qualche
tempo a seconda delle disponibilità del cliente e quindi lì dà un grande vantaggio anche da questo punto di vista. Altra cosa che non avevo sinceramente capito neanch'io, io pensavo che nel momento in cui partisse uno switch pilot in automatico, cioè venga raggiunto il primo punto switch, quella grammatura di metallo prezioso che è stata convertita o da oro in argento o viceversa, dovesse rimanere lì assolutamente come fosse un vincolo. Invece mi è stato detto che assolutamente non è così perché quella grammatura figura nel deposito del cliente e quindi il cliente ne può comunque disporre. Hanno cambiato Walter, non era così, perché io questa domanda l'ho fatta 2 o 3 volte ad Alex e a Wang e mi avevano detto che non era assolutamente così, hanno cambiato, cambia in facendo. Comunque fa niente, meglio così, via, continua. Meglio così per i clienti perché ci fosse necessità di liquidità per chi ha fatto lo switch completo di tutta la grammatura che aveva, ha comunque la possibilità, nel colore diverso, come dice Ovesta, di smobilizzare, di avere Allora, la. domanda, scusami, allora in Sì? questo caso mettiamo che no, che appunto abbiamo tutti argento, no? E si vuol vendere un po' d'argento, c'è da pagarci l'IVA? No, 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 nella vendita si va nel. Come per l'oro, non essendoci la consegna fisica, non c'è l'IVA. Capito. Ah, ho capito, va bene. No, 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 no. C'è il bonifico entro il massimo di 2 giorni lavorativi sul conto. No, quindi massima flessibilità. Devo dirti la verità che da quello che avevo capito anch'io all'inizio, io non avevo fatto forse la domanda precisa. Ma nella spiegazione, quello che ne avevo capito è esattamente quello che a te qualcuno ha detto in maniera chiara, ma forse non poi così chiara, perché questa informazione è quella che ho avuto appunto su richiesta specifica da parte di Kerekes, che è il direttore commerciale di Aovesta. E mi ha detto: no, ma guarda che è sempre stato così, che si può. No, 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 certamente no. Parli con Wang ed Alex, non me l'ha mai detto. Comunque lasciamo perdere, andiamo avanti. Sì, ma Altre cose? devo dire, io non avevo provato e quindi non ho. A me piace provare le cose e dare la conferma di quello che ho testato. In questo caso non ho avuto Walter, l'occasione. scusami, abbi Sì. pazienza. Come puoi provare a fare una cosa quando ti dicono che non la puoi fare? Cioè, loro non ci Sì, hanno sì. detto prova, ma se funziona bene, se non funziona, non lo so. Ecco, loro ci hanno detto che no, il metallo, una volta impegnato nei cicli, non si poteva vendere. Tutti questi clienti sanno tutte questa cosa qui. Comunque, lasciamo perdere sta Diciamo, storia. sì, Andiamo no, diciamo avanti, che via. da un punto di vista, perché ho fatto anche dei pensieri su questo aspetto, se uno ha fatto ha impostato un pilota automatico con 100 grammi, se poi questi 100 grammi vengono cambiati in 8 kg e mezzo di argento o 85 kg di argento, quello che è, e poi io vendo dell'argento perché ho bisogno di liquidità, il ritorno all'oro potrebbe essere sotto i 100 grammi iniziali, ma solo perché ho venduto una parte di argento, quindi magari Scusami, non è Walter, scusa, ricostruibile. abbiamo capito, hanno fatto un po' un pasticcio e se vuoi ti do la controprova. Quando si imposta switch pilot, si può decidere se si può mantenere una quota, si può mantenere una quota a parte in caso avessimo bisogno di cash. Capito? Quindi il software inizialmente era stato studiato proprio così. Ora è chiaro che se non fosse stato studiato così sin dall'inizio, questa quota di deposito a parte non serve a nulla perché puoi vendere in qualsiasi momento la gente, no? A che Sì, serve? Non da serve a un niente. lato è così, ma diciamo che per chi non ha fatto ulteriori acquisti dopo la prima impostazione e si è riservato una somma,
anche se avesse fatto a revoca, non viene fatto nessun altro Sì, investimento. ma capito? Quindi è inutile che, va bene, hanno cambiato, benissimo, tanto lo si sapeva, io l'ho detto tante volte, l'ho detto, chi ricorda, chi mi segue, l'ho detto sin dall'inizio, che loro hanno testato a sufficienza, perché l'hanno testato per più di 3 anni, sinceramente va bene questa cosa qui, però non l'hanno introdotto nella maniera giusta, sto switch parito, se ve l'ho detto subito sin dall'inizio, perché anche nel corso che nell'informazione che ha fatto a noi, hanno fatto un corso ridicolo, non si fa una cosa, e in questa cosa qui invece sono stati carenti, mentre il test che hanno fatto nei 3 anni sono certissimo che l'hanno fatto bene, quello lì l'hanno fatto bene. Purtroppo l'azienda, e non è una novità, è carente dal punto di vista del marketing, dell'organizzazione, tant'è che io non è una cosa segreta. Sono un po' in difficoltà con loro perché io parlo di un marketing e mi faccio delle domande in relazione a come vedo le cose e loro mi rispondono un'altra cosa. Ecco, quindi purtroppo nessuno mette in discussione la validità, ve l'ho detto tante volte, e la sicurezza dell'investimento fatto, però purtroppo c'è questa situazione che non, insomma, crea un pochettino di problemi. Quindi meglio dire, guarda, abbiamo deciso proprio per fa facilitare la flessibilità sui clienti, per i clienti, di sbloccare, di dare la possibilità ai clienti di vendere, se c'è necessità di farlo, anche il metallo impegnato nel primo ciclo. Benissimo, era una cosa che, capite, dal punto di vista comunicazionale, si possono le cose si comunicano in tante maniere. Comunque andiamo avanti, Walter, e poi magari Assolutamente sì, su dopo. questo abbiamo già avuto modo di confrontarci. Sono d'accordo con te che la precisione teutonica non corrisponde necessariamente ad altrettanta elasticità mentale e magari strategica nei confronti dei clienti. Quello che per me è importante e che mi sembra che questo ne sia la prova, queste variazioni introdotte adesso da una settimana, ne sono la prova che Alvesta abbia migliorato quegli aspetti di questo prodotto che potevano essere limitativi in precedenza. Probabilmente non aveva, anche nei test non li avrà fatti. Scusa, non li avrà fatti certamente con 10.000 euro, ma con cifre più importanti, e probabilmente non aveva pensato a tutta quella fascia di clientela che avrebbe potuto beneficiare, ma non con quegli importi. Per cui queste modifiche, che io considero modifiche utili e a vantaggio dei clienti, le hanno introdotte per migliorare quegli aspetti che non erano proprio il massimo all'inizio del lancio di questo prodotto. Va Ed bene, è stata benissimo. una cosa in divenire, dai. Bene, via, dai, concludi. Poi magari ecco, faccio un Niente, commento allora io e poi dai. sì, ecco, nel concludere io vorrei invitare tutti coloro che hanno impostato uno switch pilot e che fanno acquisti ulteriori di verificare lo stato, se è già partito il primo ciclo switch o meno e qualora avessero un pilota automatico a revoca di modificarlo. Su questo aspetto sono volentieri a disposizione a dare una mano. Parte che è abbastanza intuitivo, ma volentieri do una mano per togliere a revoca e mettere un ciclo Ecco, in modo benissimo. che Sì, possa abbiamo. essere decisione del Sì, cliente e non una cosa sì, sì. automatica. Allora, il messaggio, benissimo, è stato dato. Ora, tutti coloro che anche in registrato ascolteranno questo intervento e vogliono appunto disattivare, no? Cioè vogliono appunto disattivare la revoca e diciamo limitarsi. Ecco, a tenere sotto controllo, concentrandosi sul primo ciclo, no? Che il primo ciclo è passato, ora c'è da chiuderlo il secondo con la vendita dell'argento per l'acquisto dell'oro. Possono contattare Walter, poi per cortesia me lo fate sapere, eh? Walter, te e quelli che fanno questa Certo. operazione.
Oppure potete anche contattare anche me, però io ci devo ancora guardare, non credo sia un problema, ecco, però insomma contattate Walter, che tanto è una cosa veloce, no Walter? È una cosa Sì, che si fa 2 o 3 minuti, no? assolutamente. Chiaro, Sì. chiaro. Questo, però, fra l'altro, vi mette proprio anche, diciamo, in tranquillità qualora doveste fare un altro tipo di investimento, no? Perché comprate l'oro, ricomprate ancora dell'oro, sta lì tranquillo come deve stare, poi quando poi finisce tutto, allora poi si deciderà quello che volete fare. Ecco, io vedo le cose in maniera più logica, fatte così, se no fa tutto un gran pasticcio, primo ciclo, secondo ciclo, poi non si capisce più niente. Alla fine. Va bene? Ecco, poi il commento Ok. che volevo fare, ti ringrazio Walter, ti ringrazio, puoi rimanere pure con noi se ti fa piacere, poi no, ora farò un commento io adesso, dico una cosa adesso, sempre riguardo a loro. E poi magari cambiamo argomento perché Diego prima ha fatto una domanda abbastanza interessante che comunque non c'entra quasi nulla con l'oro, però c'entra con la moneta e quindi grosso modo è comunque inerente, no? Diciamo a corollario di quello che stiamo parlando. Allora, quello che voglio dire è questo. Abbiamo detto tante volte che Auvesta è stata selezionata in un certo senso da me, perché è l'azienda ideale nel momento in cui uno si deve trasferire all'estero. Perché si fa il classico triangolo che è perfettamente legale, eh? Intendiamoci. Per cui uno inizialmente abita in Italia, però ha un'idea, un progetto di trasferirsi in Paraguay. Va bene? Sono molte persone che vanno con Flavio in Paraguay, benissimo. Qual è il discorso? Sono persone che, bene o male, escono dall'Italia per tutta una serie di ragioni che chi mi segue possono anche essere intuibili, va bene? Allora qual è l'idea? Si investe in oro che tanto è stato comunque e sarà un ottimo investimento, si fa uscire l'oro dal sistema bancario perché Auvesta non è un istituto bancario ma è un bancometalli sostanzialmente che non ha niente, una licenza completamente diversa da quella delle banche. Qualsiasi cosa possa succedere alle banche, banchette che saltano in aria adesso con l'introduzione del digitale centralizzato, Auvesta se ne frega perché è completamente fuori da questa cosa qui. E non è una cosa da poco. A quel punto i soldi sono lì tranquilli, al sicuro, presso i Brinks. Ricordo che sfortunatamente non è più possibile fare con il switch pilot, con le taglie, il deposito a Zurigo. Si può invece fare, questa è un'altra cosa che mi piace, con il Royal Class, vedete, eh? Il deposito a Zurigo si può richiedere presso i Brinks e associati a Zurigo, non si può fare con il switch pilot, con sì, quello si chiama switch pilot, per ragioni diciamo tecniche, immagino, va bene? Dopodiché uno se lo trasferisce per necessità dove vuole. Va in Paraguay, dà a disposizione Auvesta di spostarlo, di vendere un po' d'oro in Paraguay. Questa cosa qui, questo servizio, naturalmente ha un costo, perché la gente dice Auvesta tante volte dicono è cara. È cara perché te non capisci la differenza tra comprare l'oro alla Z Metalli, ora poi vi dico, e comprarla Auvesta, sono dei servizi diversi, perché con l'Auvesta ti fa tutto questo servizio ed è chiaro che il servizio deve essere pagato e questo lo fa, devo dire, molto bene. Perché io vi dico le cose magari un po' così, ma vi devo dire anche che le fa bene, perché se no non è una cosa corretta. La Z Metalli è un'alternativa all'investimento, ve l'ho detto tante volte, ed è chiaro che è più competitiva, perché c'è uno spread ridicolo per quello che riguarda rispetto a Ovesta. A Ovesta siamo intorno comunque, e varia, no? A seconda delle taglie, però anche nella taglia migliore, che era la XL, fino alla scorsa settimana siamo intorno all'11-10,9%, che uno può dire, mamma mia, quanto costa. Beh, l'alternativa qual è? Non c'è nessun'altra azienda che ti fa questo lavoro qui, che sappia io. Sto ancora cercando, perché sapete, cerco. Magari poi trovo anche l'azienda, l'azienda va bene per me, che non l'ho mai incontrata, un'azienda sulla quale sono d'accordo in tutto e per tutto, non l'ho ancora mai incontrata. Ci devo pensare, mamma mia. Forse la Apple, come servizio al cliente, Chase. La Chase Bank, lì sono un altro pianeta, eh? Lo dico subito, almeno in America. Comunque, detto questo, coloro che invece vogliono rimanere in Italia per tutta una serie di ragioni, non hanno nessun interesse di attivare un piano B, non frega nulla, per tutta una serie di ragioni, vogliono rimanere in Italia.
Allora l'acquisto ideale è con la Z Metallico, il classico Banco Metalli, dove però per importi superiori ai 12-15 mila euro, l'ho detto tante volte, io suggerisco lo stoccaggio a Zurigo presso la scusate, GSG di Zurigo. Ho parlato anche ieri con Sandro, abbiamo già cominciato a lavorare. Una casettina di sicurezza dove metti 4-5 chili d'oro, santo Dio, ti costa 500 euro all'anno. 500, sono 590 franchi, che grosso modo è una cifra ridicola. E lì tranquillo l'oro, lì non lo tocca nessuno. Ecco, quindi l'alternativa c'è. Poi, alla fin fine, per uno che vuol fare magari un piano di accumulo di quelli classici normali, c'è anche il discorso della Elior, che è un'alternativa che io offro e poi il cliente decide. Ecco, volevo dire in conclusione questa cosa qui, perché oggi abbiamo fatto l'intervento su Ovesta, doveroso, però per magari qualcuno nuovo che ci ascolta, che è ancora indeciso, eccetera, posso garantirvi che la Z Metalli è il Banco Metalli, che adesso stanno rilanciandosi sostanzialmente. E Antonino ha fatto anche l'intervento a Luca. Lui non lo può dire questa cosa qui perché gli crea un po' di difficoltà con dei colleghi, no? Perché loro lavorano anche conto terzi. È chiaro che lui non può dire che il mio prodotto è il più economico del mercato perché rompe le scatole, ma ve lo dico io perché è vero. Quindi non devi andare a cercare altre aziende che ti promettono concessioni, che hanno concessioni di qui o che ti dicono che hanno uffici di là o che ti dicono tutte balle. Ecco, c'è nessuno che ha domande per Walter in relazione o per me in relazione a quello che abbiamo appena detto? Ve l'ho accennato la volta scorsa. Sembra quasi quasi che le persone siano più contente quando comprano a comprare facendosi fregare. Questo sarà l'effetto della digitalizzazione, io non lo so. Comprano, firmano contratti senza nemmeno accordi, senza nemmeno aver letto il contratto. Il contratto è la prima cosa che si deve chiedere all'azienda. Se un'azienda non ti manda in contratto, scartatela subito e mandatela a casa. Io ve lo mando il contratto di Ovest. Ovesta forse non è contenta, ma io seguo la mia impostazione finché mi permette di farlo, lo sanno, quindi va bene. Anzi, Walter, a proposito, c'è da finire quel lavorettino su, sai, su quell'altro contratto, vediamo, senti, Sul service. in settimana, dai, ecco, che è rimasto un po' lì a metà. Non so se ti vorrei sentire un attimo, che insomma, per vedere un attimo di sistemare le cose, perché anche quello lì, servizio e-service, va bene, quello che fornisce azienda attraverso il sito. Era stato fatto nel 2012 e bisogna un attimino adesso rinfrescarlo ed è quello che stiamo facendo con Walter. Noi facciamo tutte queste operazioni dopo averlo comunicato all'azienda, eh? Non è che le facciamo di nostra iniziativa perché non farei mai una cosa di questo tipo. Poi l'azienda è un po' altalenante, sì, il fallo ci serve, sì, il fallo non ci serve, però questo non è più problema nostro, giusto Walter? Giusto. Noi facciamo Benissimo, il domande? nostro. No, purtroppo tante volte le aziende, io l'ho visto tante volte queste cose qui, mettono, siccome il consulente marketing, quando è valido ed è competente, costa un sacco di soldi, rimediano tante volte mettendo un direttore commerciale che magari può avere un tipo di esperienza, no? Ma non è non ha un profilo di marketing, perché per avere un profilo di marketing, qual è? Vi faccio una domanda così cerco di coinvolgervi un po'. Una domanda semplice, non pensate. Qual è l'aspetto fondamentale per una persona che deve coprire un ruolo di marketing? C'è qualcuno che vuole tentare? Semplice. Cosa vuol dire marketing? Via, un po' di coraggio, su. Cosa vuol dire marketing in inglese? Ma mi sentite?
Promozione. No, marketing vuol dire mercato, ricerca di mercato, che la promozione fa parte, è una delle leve, si dice, del marketing. C'è qualcuno che mi può ricordare le altre leve? Secondo Philip Kotler e altri autori, sono quattro. Promozione. Via. Qual è quell'altra che serve per vendere i prodotti? Emozione. Promozione, diciamo, pubblicità, che sono due cose abbastanza poi diverse nella pratica, diciamo pubblicità istituzionale. Le altre due sono semplici, su. Vedete perché io faccio fatica a farmi capire? Perché parlo una lingua, evidentemente, il marketing non conosce nessuno, ma sono cose, santo Dio, ve le dico io, via. Distribuzione e prodotto, no? Cioè, quando noi si mettono insieme e si armonizzano tutte queste quattro componenti, che poi ce ne sarebbero anche altre, diciamo principalmente queste quattro componenti, si dice che l'azienda opera in regime di marketing. Poi può essere marketing cosiddetto un po' alla buona, quello che fanno a livello sì, un po' alla buona, quello che fa un direttore commerciale, ma promozioni, eventi, cose di questo tipo, oppure può essere marketing strategico, che è una cosa molto più complessa da fare e che bisogna, quasi non si fa quasi mai, soprattutto in Italia, ma che la fanno in America. Ecco, quindi naturalmente l'esperienza americana è servita, ma queste cose si appoggiano anche in Italia. Infatti sono andato in America perché non capiva nulla di quello che faceva quella gente, insomma. Difficile. Quindi si ritorna a quello che si diceva prima. La risposta alla domanda è: la cosa fondamentale per ricoprire una posizione del genere è aver venduto, conoscere il territorio, conoscere la mentalità dei clienti, capire come approcciare. Uno che ha un minimo di esperienza, che ci vuole almeno 10 anni, 10-15 anni di esperienza. Capisce immediatamente se un prodotto o un'idea può andare o non andare. Ecco, purtroppo in Ovest l'azienda è ancora piuttosto piccolina, sta crescendo moltissimo e sta pagando queste due cose. Prima, la mancanza di uno che ha una posizione all'interno dell'azienda, che ha un'esperienza diretta di mercato. Forse ce l'ha diretta un'esperienza in Germania, ma io sto parlando, Walter, di un personaggio che lui vive all'interno dell'azienda, ma non ha mai venduto nulla, e fra l'altro è anche un softwareista, è un esperto di computer. Ti puoi immaginare, con tutto il rispetto che dobbiamo sempre avere, mettere Franco, che è un super esperto di computer, alla direzione di ufficio marketing di un'azienda di computer. Ma lui sono convinto che farebbe già molto meglio, perché ha l'esperienza sul territorio. Sto parlando di Franco, il mio amico, no? Che è qui Sì. in Tanzania con me. Lui sarebbe la persona ideale, perché a un certo punto almeno ha un'esperienza sul territorio. Ovviamente poi deve avere un'esperienza nella pubblicità, nella promozione, nell'organizzazione, nella programmazione, soprattutto, che in Italia non si programma un cazzo di niente, si va avanti giorno per giorno in maniera che non si sa se si fa domani l'altro. Scusate, la mentalità è così. E anche Ovesta soffre di questa cosa. La seconda cosa di cui Ovesta soffre è tipica dell'azienda un po' snob, cioè quella che dice: io sono Ovesta, qui si fa così, e se ti va bene, ti va bene, se non ti va bene, cioè non ha feedback, non ascolta il feedback dal territorio. Il territorio siamo noi, no? Che diamo come produttori il feedback: guarda, sto prodotto va benino, però si può fare meglio. Ecco, non ascolta, non ascolta. Queste sono le due carenze che rientrano un attimino in quella che si chiama una carenza di cultura aziendale. Perché chi ha studiato marketing sa che sopra il discorso che vi ho appena detto del marketing strategico c'è quella che si chiama cultura. No? Ci sono diversi libri che hanno scritto su questo, nello stesso Kotler lo trovate, e poi c'è. Come si chiama? Norman, Greg Norman mi sembra si chiami, che è stato uno degli attori più importanti che ho seguito, che lui ha fatto tutta una ricerca svedese, adesso è morto, e anche quello si chiama Marketing Strategico, mi sembra il libro. Dovete leggere, sarebbe interessante, molto interessante anche leggerle queste cose. La cultura è quella cosa per cui all'interno dell'azienda e in tutte poi le sue diramazioni, quindi
dipendenti, quadri, promotori, collaboratori, si parla tutti la stessa lingua, tutti la stessa cultura. No? Capite che voglio dire? Cioè, le questioni sono presentate, le problematiche e le soluzioni sulle problematiche sono condivise da tutti. Ecco, questa è una cosa che in Italia non fa nessuno, perché ognuno fa il suo, poi in Italia. Io dico dell'Italia perché purtroppo l'Italia è il fanalino di coda, in Europa, in queste cose. Però purtroppo non è solo in Italia, perché queste problematiche penso che le trovi quasi tutte le parti in Europa, sicuramente America un pochino meglio, almeno quando le accenni capiscono, in linea di massima, no? Capiscono che quel che vuoi dire un pochino di più, e ecco, è questa. Quindi, come vedete, è abbastanza difficile, no, per me avere a che fare con questa, diciamo, relazionarmi con queste persone qui, perché poi non ascoltano. E allora poi se non ascoltano andiamo avanti così, però come vedete a che pasticcio viene fuori. Ripeto, l'azienda perfetta non esiste, però un'azienda illuminata che ha dei leader con una visione dovrebbe avere una solidissima cultura aziendale e utilizzare l'arma, diciamo, del feedback per migliorare costantemente il percorso che fa. Perché anche in questo caso, dal punto di vista del mercato, l'azienda ha una dinamicità, si dice, no? Cioè può andare in una direzione o può andare in un'altra direzione. Una volta scelta la direzione, che poi si chiama strategia, ovviamente bisogna fare delle correzioni. Allora interviene la tattica, per cui abbiamo detto, guarda, abbiamo capito che 20.000 di limite è troppo, portiamo il limite a 2.000, perché siamo convinti dai test che abbiamo fatto che questo darà un grande vantaggio di flessibilità, bla 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 bla. Capite? Ecco, io mi fermerei adesso un attimo qui, naturalmente non ho salutato nessuno oggi, abbiate pazienza, stiamo ancora registrando, c'è nessuno che vuol fare commenti in base a quello che abbiamo detto con Walter? Altrimenti magari chiudiamo il discorso, che abbiamo già fatto un'ora. Mi sentite, vero? Sì. Sì, sì. Ecco, benissimo. Allora cambiamo argomento brevemente, perché non mi voglio dilungare troppo. Grazie, Walter. Se vuoi puoi rimanere con noi, come credi. Noi ci sentiamo sì, ancora. Settimana. Ok, io 5 minuti grazie. Ancora posso rimanere. Sì. Intanto saluto tutti. Sì. Sì, benissimo. Allora, Diego, vuoi riformulare la domanda che mi hai fatto fuori onda, per piacere? Diego, mi senti? Diego adesso non mi sente. Diego, vai, formula la domanda, parla a voce alta, che ti sento molto basso. Niente, ti avevo chiesto in grandi linee di parlare dell'origine del credito formulato nel video di Biglino. Allora, io ho postato un video di Biglino, mi sembra 2 o 3 giorni fa, nel quale lui ha analizzato brevemente, andatevela a vedere perché Biglino parla italiano, è inutile che adesso vi spieghi tutto io. Quindi la prima cosa che vi devo dire, andate sul canale, sui miei vari canali, su questo canale qui, e vedete quel video lì di Biglino. Lui spiega che quello che sta succedendo nel settore finanziario con questa, diciamo, politica monetaria basata sulla moneta a debito, no? Cioè stampano moneta e poi si deve pagare a noi gli interessi. Le monete, i soldi digitali che hanno stampato, sembra nell'ultimo anno, parliamo sempre di Federal Reserve, non di banca, di altre banche, sembra che siano il 40% di tutti i dollari mai stampati dalla fondazione della Federal Reserve. 1913-14. E questi soldi dove vanno a finire? Sapete dove vanno a finire? Vanno a finire nelle tasche della BlackRock, di Vanguard, State Street, Fidelity, tutte queste questi
dovrebbe essere huge funds che devono pagare gli interessi ai clienti. Quindi questo sistema è andato avanti così per gli ultimi, dalla crisi 2008, diciamo negli ultimi 10 anni, con tutte queste emissioni di moneta che non sono andati nell'economia reale, perché io ero in America, i soldi me ne hanno dati, ma non ho dati a nessuno. Addirittura avevano levato in un certo momento anche i mutui personali. I mutui personali non si poteva più avere con la Civista, con le altre banche, per dirvi. Ma sono andati a finanziare, e quindi si paga il debito, noi poi siamo noi responsabili del debito. E quindi Billino stava spiegando come sia stato proprio Yahweh, attenzione, non è Dio, secondo la spiegazione di Billino, intendiamoci. Ho seguito abbastanza Billino, poi lo spiega anche lì, nei suoi interventi. Lui dice che all'epoca non c'era un Dio solo, c'erano questi Elohim, e ogni addirittura zona, tante volte anche famiglia, perché addirittura sembra che Elohim fosse collegato alla famiglia di Giuseppe, e non so, sembra addirittura Giuseppe e basta. Quindi diciamo che era il Dio. Poi la Bibbia è la storia di questa famiglia qui, in definitiva, non è nessuna storia spirituale, non esiste la spiritualità così come ce l'hanno raccontata. Poi volevo, ma ero ripromesso di fare un intervento anche su perché hanno dovuto creare tutta questa spiritualità oltre il lavaggio del cervello. Magari una sera ne parlerò, però è una cosa molto molto particolare, che poi è un tabù, e quindi dirla magari non interessa a nessuno. Comunque ho trovato diversi libri che mi confermano questa cosa qui, confermano, perché io piano piano leggo e mi maturano delle cose. Però quello di cui sto parlando è nella trilogia, se non erro è nel capitolo dedicato, il capitolo 6 mi sembra, nell'ultima parte, mi sembra sia la parte 3, dove c'è questo autore che parla del tantra rosso e della sessualità che si cela dietro a tutte queste cose qui. Ho già un po' detto di che cosa si parla, che non ho creato come maschera la spiritualità, va bene? Ma questo Yahweh qui, questo Elohim, non aveva niente di spirituale, non c'era niente di spirituale, era soltanto, controllava questo esercito, era il comandante di questo esercito, che aveva come obiettivo quello di conquistare, come può fare un generale, no? Delle terre, va bene? Dice Billino, ha raccontato diverse volte, che il progetto è praticamente fallito, perché questi israeliti, o comunque li volete chiamare, praticamente hanno perso. Però sembra che appunto il sistema finanziario funzioni ancora come è scritto nella Bibbia. E lui dice in un altro, mi sembra in Deuteronomio, mi sembra, dice che voi presterete soldi ai vostri amici, cioè coloro che fanno parte della vostra tribù, senza interessi, mentre chiederete interessi qualora invece dovreste prestarli ad altri. E dice anche una cosa molto importante, che presterete, non saranno le nazioni a prestare soldi a voi, ma sarete voi che presterete soldi alle nazioni. Quindi si può effettivamente immaginare una specie di cupola, no? Al di sopra del sistema finanziario, e che è anche nell'occhio di Horus sopra la piramide, perché io ho detto tante volte, tutti quelli che vi dicono che il dollaro crollerà sono dei completi ignoranti, perché non sanno nulla di simbologia, perché se sapessero un minimo di simbologia non azzarderebbero a dire delle cose di questo tipo. Prendete un dollaro, guardatelo, studiatelo. Lì c'è l'elite del mondo, e l'elite del mondo a un certo punto ha deciso, dopo tante cose sulle quali hanno lavorato, creato l'America, gli Stati Uniti, e poi creato anche la banca centrale. Ma loro controllano tutto il mondo finanziario,
e lavorano, probabilmente ci sono anche degli altissimi iniziati ebrei, non lo metto in dubbio, Rothschild è il primo, no? E probabilmente, va bene, poi ci sono tanti altri, però Rockefeller, ora che Rockefeller è un banchiere, no? Lui è quello che controlla, Rockefeller è quello che controlla adesso tutto il settore farmaceutico, eh? Tutto il settore farmaceutico è controllato da diciamo, aziende create, ma tutte controllate da Rockefeller. E guarda caso, entrambi sono cavalieri di Malta. Andatela a vedere nel libro. Tutte e due. Sarebbero diventati così potenti se non fossero a un certo punto andati a Malta, a Roma, a Bashar al-Anello? Scordatevelo. Quindi, quando poi mi si vengono a dire certe cose, a me veramente mi viene da ridere, per non dire da piangere. Biglino spiega questa cosa qui. Quindi è molto probabile che la Bibbia, alcune cose della Bibbia siano proprio vere. La Bibbia rappresenta, ascoltate bene che vi dico, rappresenta un codice. Nella Bibbia c'è un codice, per cui alcune cose risultano false, probabilmente sono state messe lì e buttate lì per confondere le idee, perché chi ha scritto la Bibbia le sa bene queste cose, non può commettere degli errori quando fa una descrizione, le sa bene queste cose, ma l'hanno messe lì come riempitivi. E gran parte invece di cose effettivamente che sono scritte nella Bibbia sono le cose fondamentali che determinano la struttura fondamentale della Bibbia, il significato principale della Bibbia, che va letta anche dal punto di vista esoterico-iniziatico, chiaramente, perché chi l'ha scritta sono tutti iniziati. Può un iniziato scrivere una cosa per noi? Sì, per intrattenimento lo può fare, ma nel momento in cui si accinge a cambiare un qualche cosa o a emendare qualche cosa su un libro, tra virgolette, considerato sacro come la Bibbia, che non è assolutamente sacro, perché un libro sacro è più sacro il Corano, con tutto rispetto, ve lo dico chiaramente, perché almeno il Corano non è mai stato toccato, non hanno mai nemmeno cambiato una virgola. Infatti c'è stata una lunghissima discussione quando a un certo punto, crescendo la comunità a livello internazionale, e per migliorare la comunicazione, perché non tutti parlavano arabo, hanno deciso di tradurlo, adesso non mi ricordo se sono 25-30 lingue, forse anche di più, perché allora a quel punto si è aperta la discussione come si traduce questo, come si traduce quest'altro. E il Corano rappresenta la mentalità un po' ottusa degli arabi, no? Prendiamoci, è chiaro, però devo dire la verità. Ecco, quindi la Bibbia non è un libro sacro, assolutamente non può essere, è un libro di storia che racconta la storia di questa famiglia. Vedetevi quel libro lì, scusatevi, quel intervento lì, e capirete le cose anche un pochino meglio, perché adesso Billino è Billino e io sono il dottor Mazzi, andiamo a capire. Ecco, seguite Billino, perché l'unica cosa che mi scoccia è che adesso anche lui, non so per quale ragione, c'ha la pubblicità negli interventi che fa. Ogni tanto scatta la pubblicità, e quando io vedo uno che mi fa un video di grande importanza e poi mi ci mette la pubblicità, un po' mi fa arrabbiare, però non lo so, magari non lo sa neanche lui che c'è la pubblicità, non so chi li gestisce il tutto. Però magari se qualcuno conosce Billino e gli porta questo messaggio, oltre che i miei saluti, perché ci siamo anche, ho fatto due video con lui, lo sapete, no? Con Ubaldo Croce, e quindi ovviamente la stima è massima. Lui è un iniziato, come vedete ci può essere stima anche tra un non iniziato, il dottor Max, e un iniziato, perché quando uno fa un lavoro professionale lo fa serio e intellettualmente parlando, con tutti i limiti che il suo giuramento gli pone, però lo fa in maniera sostanzialmente onesta, tutto rispetto. Quindi anche gli iniziati, se volete, e ricordatevi che la maggior parte degli autori presentati nella trilogia sono iniziati, perché la storia l'hanno scritta loro. Un prete, gesuita è comunque un iniziato, non c'è mica nessuna differenza tra un gesuita e un massone. Chi ha raccontato queste balle qui, sono queste cose qui, vi ha preso in giro e vi fa solo intrattenimento
e vi confonde soltanto le idee. Sapete perché vi dico questo? C'è qualcuno che mi può dare una spiegazione? Perché c'è una ragione per la quale vi dico questa, ed è la ragione fondamentale per la quale, forse sono l'unico in Italia che vi dice queste cose, non c'è differenza tra un'iniziazione e l'altra. Perché? C'è qualcuno che me lo può dire? Via, un coraggioso che me la butta là, su. Dai, vi do tre possibilità, su, poi si chiude. Un po' di coraggio. Cosa può essere quella cosa, quel collante che mette tutti insieme, santo Dio? Cambiare, creazione dell'uomo Dio. Come? E la grande opera del nuovo ordine mondiale, la creazione del nuovo Dio, la grande opera. Sì, quella dal punto di vista pratico sicuramente sì, li coinvolge tutti, ma parlo di qualcuno, un'entità più spirituale, diciamo, Silvia, ormai ve l'ho detto io, un'entità più spirituale, chi può essere? Sono tutti figli adoratori del sole, insomma, diciamo, no? L'occhio tutti di Horus. L'occhio di Horus, ve il sole. Ve l'ho detto prima, è l'immagine che c'è sul dollaro. Vedete che si ritorna sempre lì. Il Dio comune, Lucifero, coloro che dicono che è Satana, sono degli ignoranti, perché poi nella massoneria e nelle iniziazioni tutte c'è sempre il bianco e il nero. Quindi c'è il dualismo, quindi ci può essere tutto negativo, tutto Satana. Ci deve essere anche un po' di luce, che luce è vita, tant'è che è il simbolo di dietro del sole, il sole dei gesuiti, ma non soltanto dei gesuiti. Quindi, come vedete, il dollaro indistruttibile. Come? Dottor Max, anche nel Tao c'è il bianco e il nero. Sì, ma certo, è la rappresentazione del dualismo, anche quella dell'equilibrio, no? In tutte le culture c'è spesso e volentieri c'è questa situazione del bianco e il nero, dell'alto e il basso, insomma, del sole e della luna, tante volte gira, però è come ci ha spiegato Albert Pike in Dora e Dogma, è Lucifero, è la rappresentazione, che poi è Venere, che poi è Gesù Cristo, è diventato nei Vangeli Gesù Cristo, studiate Jordan Maxwell, ma c'è scritto credo anche nel libro. Ma deriva anche da cultura babilonese Lucifero anche. La cultura babilonese sicuramente deriva sicuramente qualcosa anche lì. Sì, perché secondo la lettura, secondo alcune letture della Bibbia, Lucifero era stato proprio inventato, una parola non giusta, però della cultura proprio babilonese anche. È possibilissimo, adesso sì. Il collegamento magari adesso mi sfugge, però stai tranquillo che se vai a ben vedere tutte le deità presenti in Babilonia, la deità solare era quella più importante, e poi Lucifero che vuol dire? Luce, no? Portatore di luce, luce sì, sole. Sì, difatti era quello che ti avevo mandato. Infatti era proprio quello che ti avevo mandato, che ne avevamo parlato 2 settimane fa, se magari ti sfugge, che secondo alcune religioni che leggono la Bibbia, non faccio il nome chi sono, c'è questa risposta proprio, si collega molto a quello che dici tu, infatti, che non è Satana anche per loro, proprio come dici tu. Bene. Vabbè, via, abbiamo fatto una... Grazie Duilio e grazie Diego della domanda, che è tutto inerente, si parla di soldi, poi a un certo punto probabilmente il debito pubblico salirà talmente tanto che ci diranno no, adesso non lo puoi più pagare, ci dai tutto quello che hai, ti azzeriamo tutti i debiti, rimani nella casa dove sei in affitto e continui la tua vita in affitto.
ecco Max, belle fatte. Non mi voglio dimenticare una cosa importante da dirvi, ho in mente adesso, parliamo. Che ho, Felice, mi hai portato i libri, no? Da, quando sei venuto a Lucca, ti ringrazio naturalmente. E non ho avuto tempo di leggerli, però siccome questo autore qui scrive delle cose molto intriganti, proprio sul nuovo ordine mondiale, appena un attimo di tempo, il prossimo lavoro che farò sarà quello di leggere, magari in diverse puntate. Ora devo vedere se farlo lunedì o il mercoledì, ora si vede. Che in effetti ci vorrebbe un contenitore a parte, chiamato Nuovo Ordine Mondiale, no? Per trattare tutti questi argomenti, ma io faccio un po' anche le cose così per confondere le idee, no? Poi magari mi bloccano il canale, sapete come è successo. Vabbè. E dicevo, questo autore qui, fra l'altro, sembra che sia colui che ancora possiede i famosi 3.000 nomi dei piduisti, quelli degli elenchi originali, che adesso è in Francia, e lui è di Lucca, ti ricordi, Felice? Abbiamo parlato, quindi sì, infatti lui è molto interessante, è tuo concittadino, sì, mio concittadino. Io però ho un cognome strano così a Lucca, non l'ho mai sentito dire, ma sarà, sì, anche lucchese, ma è un nome, un cognome strano, no? Va bene, io concluderei qui. Avete commenti o domande in chiusura? Sì, volevo chiedere una cosa. In considerazione di quello che ha detto Biglino, quindi si potrebbe dedurre che Yahvé è il creatore del sistema finanziario basato sul debito, o proviene questo debito, questo sistema da un'altra cultura? No, allora, che venga da un'altra cultura, probabilmente sì. È tutto, guarda, tutto deriva da Babilonia. Secondo me tutto deriva da Babilonia nella cultura nostra. Poi magari, siccome la Cina, non dimentichiamoci che la Cina ha 5.000 anni di storia, almeno. La Cina intendo dire come civiltà, perché forse non si sanno, ma le armi che poi, gran parte delle armi, degli armamenti che sono stati così, tra virgolette, inventati in Europa, no? Nel 1700, 1800, in effetti erano tutte armi già presenti in Cina da 1000 anni. Non le hanno inventate, le hanno prese dalla Cina e le hanno portate qua, magari le hanno migliorate, queste sì, capito? Quindi forse anche in Cina poteva essere presente una cosa di questo tipo, chi lo sa, in India sinceramente non ho informazioni, però sicuramente possiamo dire che in epoca un pochino più recente, andate a vedervi le date, c'è il codice Hammurabi, ci sono i Sumeri, poi ci sono i Persiani, e poi piano piano ci si sposta in Egitto, e poi ci si sposta in Grecia. Quindi, come vedi, l'Egitto, quindi Yahvé e l'Egitto, e gli ebrei erano in Egitto, dimentichiamoci, si parla di questo, bisogna collocarlo nella storia dell'Egitto, viene dopo la Sumeria, capito? E poi viene l'Egitto, e poi viene Roma, e va bene. La storia, il percorso è questo qui. Poi c'è addirittura chi ha letto i Vimara, chi ha letto cose indiane, molte cose sono anche lì, questi Elohim sono sicuramente anche lì, così come sono nella cultura musulmana, si chiamano Jin, ci sono anche nella cultura musulmana, un po' tutte le parti, capito? Quindi non è Yahvé, tra virgolette, l'inventore del sistema? No, secondo me no. Credo. No, figurati, lui era un generale, secondo Bellino, di quarto livello, non poteva essere un genio. Fosse stato il generale, possedeva tutto, il condottiero supremo, eccetera. No. Queste cose sono state inventate prima da qualcuno. Chi le avesse introdotte rimane sconosciuto. No, introdotte nei tempi moderni le hanno introdotte i Cavalieri Templari. Ufficialmente il sistema bancario l'hanno, tra virgolette, inventato loro.
Sì, non intendo però nei tempi moderni, intendo chi ha nella storia dell'umanità introdotto per la prima volta questo sistema. Io non lo so, non c'ho una risposta, temo che se ci fosse un esperto, poi magari se faccio mente locale o leggo, guardo in qualche libro che c'ho, magari lo trovo, ecco, però non mi ricordo adesso così al volo di un autore che abbia detto, asserito, che tutto c'è, cioè, nome, cognome, partito da quel momento lì, in quella zona lì, no, questo no, questo no. Il Palazzo della Bis di Basilea ricorda una torre di Babele. Sì, bravo, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, vedi, giustamente la Bis di Basilea, come anche la come si chiama, il Parlamento Europeo, avete visto, no? Il Parlamento Europeo, anche quella è un'altra Babele, eh? Vedete la Babele, simbologia da Babilonia, quindi, e c'è anche la, e tutto da Babilonia, e anche sembrerebbe, e c'è anche la piazza di Paternoster, che è il simbolo della bandiera dei Cavalieri di Malta, padrone del mondo. Sì, se, sì. Quando voi conoscete i simboli capite immediatamente le cose, poi magari non le capite fino a un fondo, cioè le intuite ma non sapete perché, questo d'accordo, capite anche a me. Perché no, ma un filo logico, difatti questa storia della Bibbia, che vogliono attuare la Bibbia, l'avevo già pensata 2 o 3 anni fa leggendo la tua trilogia, poi sta uscendo adesso, però sono intuizioni che ti arrivano così, infatti. La cosa buffa. I soldi sono stati fatti per schiavizzare i popoli, insomma, e via. Certo, è un'altra forma di controllo, no? Certo, certamente. Allora, un'altra cosa buffa che è successo ascoltando Billina, a un certo punto lui parla di Viganò. Sapete che Viganò è in rottura col Vaticano, è stato messo in prepensionamento perché doveva essere, come si dice, buttato fuori, no? Espulso, eccetera, eccetera. Ed è curioso perché Viganò ha menzionato Albert Pike, e quello che ha scritto Albert Pike riguarda la prima, la seconda e la terza guerra mondiale già in video precedenti, ed è stato ripreso per il discorso Nuovo Ordine Mondiale da Billino, senza citare la fonte. E la fonte, io ne ho parlato io per primo di queste cose con Italia, vedete? Come anche qualche volta qualche professionista, e non mi riferisco tanto a Billino, perché Billino ha citato Viganò, era Viganò che ne ha parlato per primo e doveva citare dove l'ha letta questa cosa, ma non lo fanno, vi dicono la cosa, la leggono magari, ma non le vedete? Ora, probabilmente Viganò non le sa neanche queste cose, a dire la verità, perché non è un uomo di scienza, quindi gliela posso anche perdonare, non è un grosso problema. Però prima o poi spero, prima di morire, che qualcuno mi citi, no? Ma non citare me non significa nulla, deve citare gli autori che io presento nella trilogia. È questo che mi fa incazzare, non me, ma quello che dicono loro. Non c'è nessuno possibile che non l'abbia letta nessuno, che non sia arrivata per le mani di nessuno. Poi le cose che ho scritto lì 5 anni fa, piano piano stanno venendo fuori, no? E questa è una cosa, cosa abbastanza strana. Via, questo però ti dà il termometro, no? Della situazione. Perché poi si dice risveglio, risveglio, risveglio. Che risveglio di che? Dai, risveglio. La gente non è più di prima. Poi purtroppo quelli lì, tutti che hanno fatto quella cosa lì, non ci puoi più contare. Via, benissimo. Allora vi ricordo gli aggiornamenti, e lunedì facciamo il solito intervento nel quale riparleremo argomento del giorno di Trump, perché Trump ha detto delle cose, magari vediamo quelle, e vediamo poi quelle che farà, quelle che gli faranno fare. E poi mercoledì destinazione Tanzania. Io non potrò fare molti approfondimenti, per chi mi segua per gli approfondimenti, perché con questa cosa della fondazione non ho praticamente più tempo di fare nulla, come avevo fatto una società, quindi sto complicando la vita, spero per niente.
cioè, spero di farlo con un certo, diciamo, risultato, almeno dal punto di vista della raccolta e la plastica, di queste cose qui. Va bene, altre domande o commenti? Benissimo, chiudiamo qua. Auguro un buon fine settimana a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie.